Ritorniamo ancora in diretta. Questa mattina vogliamo affrontare una tematica che a noi è tanto cara, è quella della comunicazione, perché ieri è cominciato il 10° meeting dei giornalisti, un appuntamento importante e rilevante nel panorama dell'informazione nazionale che raduna decine di colleghi e di esperti di informazione nella bellissima terra marchigiana. E per parlare di questo importante evento e di tutte le tematiche correlate a questo appuntamento abbiamo ospite Don Giampiero Cinelli, direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi di Ascoli Piceno. Buongiorno Don Giampiero, ben trovato e grazie per essere con noi. Buongiorno, grazie a voi e un saluto a tutti i telespettatori. Allora, Don Giampiero, io partirei dal concreto, nel senso che ti chiederei subito di spiegarci come si svolge questa tre giorni, anzi quattro se vogliamo essere ancora più precisi, perché è un evento importante, come dicevo, con una tematica altrettanto importante, giornalismo di prossimità. Sì, siamo partiti proprio con questo tema che ci sembra particolarmente interessante e attuale anche sia per il mondo nel quale viviamo, in modo particolare anche per tutto quello che riguarda l'informazione e quindi il giornalismo. Il meeting si svolge, come ormai tradizione da diversi anni, tra le Grottammare e Ascoli Piceno. È partito e quindi anche fra il coinvolgimento delle due diocesi di San Benedetto e di Ascoli. È partito ieri pomeriggio a Grottammare con una serie di incontri con presenze importanti come il Cardinal Piacenza, che è presidente internazionale di aiuto alla Chiesa che soffre, la vice direttrice della sala stampa della Santa Sede e Paolo Curtaz, scrittore e teologo italiano che da tutti conosciuto. Ecco, poi la giornata di oggi si svolgerà invece interamente ad Ascoli. Al mattino, presso la Sala della Ragione, che è la sala del Consiglio Comunale di Ascoli, in Piazza del Popolo, con il saluto iniziale del Vescovo Giampiero Palmieri, che è anche vicepresidente da pochissimi giorni della Conferenza Episcopale Italiana per il Centro, e la presenza di Gigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, e poi un focus su quelle che sono le ferite del territorio, sia attraverso il commissario straordinario del governo per la ricostruzione e con Mauro Ungaro, presidente della FISH, che è uno degli organismi che collaborano e sostengono il meeting, e con Francesco Zanotti, direttore del Corriere Cesenate, certamente le ferite del territorio in questo momento, no, di attualità purtroppo nell'Emilia Romagna. Certo. E poi ci saranno anche due esperti di accoglienza e prossimità che sono Marco Imbagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio, e Nello Scavo, giornalista di Avvenire, il quale in questo momento è inviato proprio in Ucraina e quindi si collegherà dall'Ucraina in diretta. Sarà sicuramente molto interessante il suo intervento e sicuramente anche questo di attualità e di prossimità a un territorio che sta subendo le conseguenze della guerra. E poi il pomeriggio invece ci saranno dei laboratori che si svolgeranno in varie sale e la messa celebrata dal nostro Vescovo e poi un'esibizione della Quintana di Ascoli per far conoscere anche questa realtà, perché è un momento certamente di approfondimento, di riflessione, ma anche di promozione del territorio. E infine si concluderà sabato mattina a Grottammare, dove ci sarà un video intervento della Presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, e l'intervento di Agnese Pini, direttrice responsabile del Quotidiano Nazionale, e si concluderà con Don Alberto Ravagnani, che abbiamo tutti conosciuto e attraverso il web, soprattutto nel periodo del Covid. Certo. No? Don Alberto ha avuto grande successo proprio perché è così vero nella comunicazione, anche attraverso questi mezzi che arrivano, no? E quindi anche la possibilità di
conoscere e di abitare il mondo digitale. Don Giampiero, tu hai fatto una lista di nomi importanti, ecco, per chi magari conosce il mondo dell'informazione, sono nomi noti, facce note, volti noti, anche storie note. Io vorrei riprendere le parole dell'arcivescovo Giampiero Palmieri, vicepresidente, come hai detto tu, da pochi giorni della Conferenza Episcopale Italiana per il settore del Centro Italia, in cui in qualche maniera inquadra e descrive quelle che sono le prossimità a cui il mondo giornalistico è chiamato, perché ricordiamo, giornalismo di prossimità è il filo conduttore, la tematica che fa da filo conduttore a questo evento. Le ferite dei territori di guerra, le ferite delle famiglie, le ferite delle situazioni di povertà dei migranti, le ferite dei giovani. Allora, provando a riflettere su queste tematiche, vogliamo chiederci quali sono, quale deve essere l'approccio, gli approcci al giornalismo, del giornalismo, della comunicazione, in un contesto sociale in cui la prossimità sembra essersi persa. Sì, io credo che sia proprio il ruolo specifico anche delle nostre testate, saranno giornalisti presenti, sono giornalisti presenti da tutta Italia e in modo particolare molti che operano anche nei giornali diocesani, nelle realtà delle nostre chiese locali. E quindi penso che sia proprio una mission quella della prossimità, no? Perché si rischia di perdere questo rapporto diretto con il territorio, con le persone, con le ferite del territorio. Si rischia di conoscere solo attraverso una mediazione digitale e quindi si perde il contatto con la realtà. A questo proposito, proprio un'esperienza che vorremmo far vivere, i giornalisti saranno presenti, abbiamo pensato nella giornata di oggi, per il pranzo, abbiamo pensato in un primo momento un catering, poi abbiamo detto: ma parliamo di giornalismo di prossimità, allora perché non andare in un luogo dove si vive questa prossimità? Quindi andremo a fare pranzo oggi, proprio prima in un momento così per conoscere quello che è l'Emporio della Carità gestito dalla nostra diocesi, che è un po' un supermercato della gratuità in qualche modo, no? Che viene gestito dalla Caritas. E poi faremo pranzo nella mensa Zarepta, la mensa che ogni giorno serve tante famiglie in difficoltà. Ovviamente non sarà possibile fare pranzo con gli ospiti perché per ovvi motivi di privacy, no? E di Certo. attenzione anche di rispetto della dignità delle persone, ma abbiamo chiesto questo proprio esplicitamente, no? Perché magari la mensa voleva fare qualcosa di particolare, abbiamo detto no, cioè facciamo il menù che avete realizzato per le persone che sono venute prima di noi. E ci sembra questo un segno, ovviamente, no? Però dire il giornalismo di prossimità è anche fare esperienza di prossimità e ci sembrava un momento bello e significativo anche proprio del meeting. Molto interessante, infatti, anche perché il meeting dei giornalisti in qualche maniera serve a ripensare quello che è un po' il senso di questa professione che magari è tanto, tante volte è bistrattata e comunque non presa nella giusta considerazione. Io vorrei prendere come spunto le parole di Papa Francesco. Il Papa dice: al giornalismo si arriva non tanto scegliendo un mestiere, quanto lanciandosi in una missione, un po' come il medico che studia e lavora perché nel mondo il male sia curato. Nello specifico, ecco, il meeting dei giornalisti vuole anche essere una riflessione sulla cattolicità di questa professione. Allora io quello che voglio chiederti un po', Don Giampiero, è quale può essere il ruolo della Chiesa nel ripensare una nuova generazione anche di giornalisti? Sì, beh, io credo che queste occasioni di incontro, io sono nel Consiglio dell'Ordine dei giornalisti delle Marche e quindi c'è tante volte proprio si riflette nell'ambito del Consiglio come, no, la nostra professione stia cambiando anche in questo momento. E credo che queste occasioni proprio di formazione, e in modo particolare attraverso i relatori che avremo, ma soprattutto credo che sia importante perché il meeting finalmente torna in presenza. In questi anni, durante il periodo del Covid, l'abbiamo portato avanti, ma ovviamente online perché non era possibile incontrarsi. Quest'anno per la prima volta si torna in presenza e credo che un ruolo proprio della Chiesa sia quello di costruire relazioni fra giornalisti, il potersi incontrare, il potersi scambiare testimonianze, esperienze, lo stare insieme. Credo che costruire comunità, credo che sia proprio il di più che
che un giornalismo che parte dal Vangelo, che almeno ha come spirito, no? Che è quello del servizio, che è quello del cercare la verità e allo stesso tempo nella carità, come dice Papa Francesco, no? Ci porta a essere, a dare un segno di testimonianza anche in questo mondo, in un mondo dove magari tante volte non c'è più la dimensione della relazione, dell'incontro. E quindi credo che questi incontri di formazione, come quello ad esempio che sta facendo la FISH in questo periodo, con un incontro che è stato fatto a Roma iniziale, poi dei webinar che si stanno svolgendo in questo tempo sul giornalismo digitale, sono anche occasioni della transizione digitale, diciamo, anche nell'informazione. Però l'incontro penso che rimanga proprio lo specifico del nostro essere giornalisti che ispirano al Vangelo il proprio servizio, la propria missione, come dicevi appunto. Per chiudere, Don Giampiero, vorrei chiederti una breve riflessione su quello che è il senso delle parole, perché le parole spesso creano inimicizia, spesso creano conflitti, insomma, e Papa Francesco ci ha tenuto a sottolineare questo ruolo delle parole nell'ultimo messaggio per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, quando scrive che parlare con il cuore è oggi quanto mai necessario per promuovere una cultura di pace laddove c'è la guerra e per aprire sentieri che permettano il dialogo e la riconciliazione laddove imperversano l'odio e l'inimicizia. Per chiudere allora, quale deve essere il contributo di un giornalista cattolico nello sradicare questi comportamenti che tante volte anche noi con il nostro lavoro contribuiamo ad alimentare? Sì, il messaggio del Papa quest'anno, parlare con il cuore, come lui stesso dice, arriva dopo altri due messaggi, no? Dove si parlava dell'ascolto, no? Che sì, è poi il segno del cammino sinodale che stiamo facendo, no? Sulla prima andare e vedere e poi ascoltare, no? I due messaggi che il Papa ci ha donato nei due anni precedenti. Quest'anno il parlare con il cuore, secondo me, esprime proprio questa realtà, no? Il Papa dice parlare con il cuore non significa non tacere la verità, ma piuttosto il cercare la verità senza lo scontro e quindi quella capacità del dialogo, no? Che toglie ogni scontro, ogni voler affermare le proprie ragioni senza mettersi in ascolto dell'altro. Il cammino sinodale in questo senso ci aiuta a riscoprire la dimensione dell'ascolto per poter parlare con il cuore. Occorre ascoltare, come la fede cristiana inizia dall'essere amati per poter amare. E allora allo stesso modo per parlare occorre prima mettersi in ascolto della parola che è la parola di salvezza, ma poi anche in ascolto delle parole degli altri, proprio per trovare occasioni di incontro e di dialogo, senza dimenticare ovviamente la nostra identità e il nostro apporto specifico. Ma se si ama, dice il Papa, poi si parla anche bene. Certo. No? Se si sa amare bene, si sa anche parlare bene. E questo penso che sia un po' lo stile del giornalismo che si ispira al Vangelo. E credo sia anche uno stile di prossimità, per riprendere anche poi le parole che sono il tema di questo decimo meeting dei giornalisti. Allora Don Giampiero, io ti ringrazio per essere stato con noi, ti lascio ai lavori di questa giornata, di questa seconda giornata, e siamo idealmente vicini anche noi a questo importante appuntamento che ci vede anche coinvolti in prima persona per il nostro lavoro. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi e grazie alla vostra emittente che sempre ci sostiene e vi sentiamo così vicina nel nostro impegno, nel nostro lavoro. Grazie. Grazie a Don Giampiero Cinelli. Noi ci fermiamo per la pubblicità e poi ritorneremo ancora insieme.